La cronaca nera, con la sua tragica e violenta rappresentazione degli eventi, si staglia come un'ombra indelebile nel tessuto della nostra percezione del mondo. Il resoconto dettagliato di crimini e tragedie offre uno sguardo penetrante nell'abisso, sollevando interrogativi sul male, la giustizia e la complessità della psiche individuale. Nonostante la sfida che comporta narrare certi eventi, ho sempre dedicato impegno e passione in quello che faccio. Il caso che sto per raccontarvi, e in particolare le torture inflitte al cadavere, rappresenta un esempio estremo di crudeltà brutale, un viaggio nel cuore oscuro di un male che sfida la comprensione e la ragione umana. Il corpo senza vita giace nelle buie cantine di un palazzo torinese. La sua carne è smembrata, bruciata e spregiata da evidenti segni di sevizie. Il braccio destro è staccato dalla spalla, l'altro è ancora saldo ma inciso da un profondo taglio sulla curva del gomito. Il tronco, privato delle gambe, è un guscio senza forma. La sua cute scorticata e bruciata è distesa su un tappeto grigio. Organi e interiora sparsi sul pavimento, senza un ordine apparente. La pelle della schiena, squarciata con ferocia, è ripartita in 16 strisce rettangolari. I polsi, ancora legati dietro la schiena con una corda, testimoniano un accanimento prolungato. Ematomi sugli avambracci e sulla caviglia destra, la sinistra è stata distrutta, rivelano segni di una legatura a qualcosa mentre la vittima era ancora viva. La salma, inizialmente posizionata a pancia in giù, mostra la lingua stretta tra i denti. Una volta girata sul dorso, l'addome svuotato appare riempito di stracci. Poco distante, un sacchetto di plastica sigillato contiene una massa giallastra e frammenti di organi genitali martoriati, insieme a un tubicino di silicone trasparente, tipico degli apparecchi per inalazioni d'aerosol. Davanti a tale abominio, un esperto maresciallo dei carabinieri, giunto sul luogo del delitto, ha pronunciato una frase che ha fatto eco nel cuore di tutti i presenti. Il diavolo è sceso nelle cantine di Via Maria Ausiliatrice. Sono Monocratica. Benvenuti ad un nuovo episodio di Inchiostro Nero. Questa è la storia del depezzato di Torino. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Nella gelida mattina del 25 gennaio 1998, una folla curiosa e inquieta si raduna davanti all'imponente edificio del Civico 50. Il vociare delle persone si propaga nell'aria, agitando lo spazio intorno al portone e avvolgendo le numerose pattuglie di polizia e carabinieri che presidiano l'ingresso. La sfortuna della macabra scoperta era toccata poco prima a una donna del palazzo. Inizialmente non aveva compreso appieno la portata di ciò che aveva di fronte. La sua prima ipotesi era andata a degli stracci bruciati da qualcuno, ma una visione più attenta aveva svelato la terribile verità. Con il cuore in gola, era fuggita immediatamente a casa dal marito, il quale, scendendo nel disordine degli scantinati, si era trovato di fronte a quel groviglio di carne informe. Senza incertezza aveva contattato i carabinieri, comunicando all'operatore del 112 l'orribile rivelazione: i resti mutilati di una donna. Via Maria Ausiliatrice sorge in un rione storico di Torino, rivolto verso Corso Principe Oddone, nel lato che si interseca con Via Biella. Questo quadrante, confinante con l'area di Basso San Donato, è giustamente identificato come parte del quartiere Valdocco, ma spesso è noto in modo più informale e sbrigativo come la zona di Porta Palazzo. Questo territorio collega storie e segreti con le vite dei suoi abitanti, fuse in una rete di traffici e complicità. Le strade circostanti sono permeate da attività illegali e Via Maria Ausiliatrice non fa eccezione. L'edificio al numero 50 ospita numerosi inquilini, molti dei quali coinvolti in pratiche di prostituzione e incontri clandestini dalle sfumature ambigue. La vita in questa zona è un intreccio di vicende oscure e trasgressioni che contribuiscono a definire l'identità complessa e spesso subdola di questo quartiere. Nel cuore degli inquirenti l'ansia si fa palpabile mentre cercano risposte. Sul tavolo d'acciaio di medicina legale, ciò che resta di quel corpo tenta di svelare gli oscuri segreti custoditi nella sua tragica fine. La morte sembrava averlo abbracciato da giorni, come rivelato dal dottor Roberto Testi, il medico del tribunale, che ha descritto un quadro di decomposizione avanzata. I batteri avevano contaminato alcuni organi, soprattutto l'encefalo, che mostrava anche una lesione causata da un oggetto contundente. Il freddo avvolgente del sotterraneo ha svolto un ruolo cruciale nel preservare il cadavere, rivelando chiaramente che la vittima era un uomo di circa 40 anni, dal fisico robusto e in condizioni fisiche generalmente buone. La causa della morte è inequivocabilmente da attribuire a un'asfissia meccanica causata da strangolamento. I polmoni mostrano segni evidenti di congestione, mentre la lingua serrata tra i denti è la tipica conseguenza di un'azione costrittiva al collo. Il perito descrive con attenzione la crudeltà dell'atto, sottolineando che lo squartamento e la rimozione degli organi addominali erano stati eseguiti in modo grossolano, suggerendo una certa manualità ma con scarsa conoscenza anatomica. Curiosamente, l'evirazione mostrava una precisione quasi da chirurgo, sebbene alcuni errori escludevano l'ipotesi di un professionista esperto. Il tempo intercorso tra l'assassinio e la mutilazione del corpo era evidente. La seconda operazione si era svolta in fasi distinte. La rimozione dei genitali, invece, sembrava essere avvenuta poco dopo il decesso, mentre la combustione si era verificata in un momento successivo, non solo rispetto alla morte, ma anche al depezzamento del cadavere. Le indagini, a questo punto, si orientano verso l'identificazione della salma e alcuni dettagli offrono una potenziale linea di indagine.
La scoperta del tubicino dell'aerosol all'interno del sacchetto suggerisce la possibilità di un omicidio a sfondo sessuale. L'utilizzo del dotto di silicone potrebbe essere stato parte di un gioco erotico che ha avuto esiti fatali. Secondo altre supposizioni, lo scoiamento del corpo potrebbe essere stato compiuto anche per esprimere oltraggio o vendetta. Ciò nonostante, emerge la convinzione che questo gesto abbia avuto il solo scopo strumentale, finalizzato al trasporto e all'occultamento della carcassa. Le modalità crudeli dell'esecuzione non lasciano spazio a dubbi sul luogo del delitto, indicando chiaramente che l'oscuro balletto della morte si è consumato nel silenzioso teatro di quella cantina. L'atmosfera nel palazzo è pervasa da tensione e dalle prime testimonianze emerge che solo gli inquilini hanno libero ingresso al suo interno. Il portone è costantemente chiuso e lo stesso vale per la porta delle cantine. Su disposizione dell'amministratore, soltanto una ventina di condomini possiede le chiavi, rendendo l'accesso limitato e controllato. All'indomani dell'orripilante ritrovamento, l'attenzione degli investigatori si concentra sui residenti del palazzo. In particolare, sospetti inquietanti si addensano su Majlinda Zeneli, una prostituta albanese, e il suo compagno, Lulen Rizk, entrambi inquilini del quarto piano. La donna, rientrando a casa alle 3:30 del mattino dopo l'ultimo incontro con un cliente, ha avvertito al suo ingresso nell'androne una densa nuvola di fumo e un odore fastidioso e pungente provenire dalle cantine. Questa versione dei fatti, confermata dal compagno, ha suscitato ulteriori sospetti sul loro coinvolgimento, dal momento che si è rivelata contraddittoria durante l'interrogatorio. Nella stessa giornata è stato ascoltato il pensionato Giuseppe Gillone, residente al terzo piano, che ha evidenziato ulteriori elementi di sospetto nei confronti degli albanesi. Ha dichiarato di aver udito rumori provenienti dall'ascensore durante quella notte, sostenendo che lo stesso è frequentemente utilizzato da persone che si dirigono verso il quarto piano, dove abita la coppia. Alla fine di gennaio, il corpo brutalmente mutilato viene finalmente associato ad un nome. Vito Michele Milani, un 39enne originario di Bitonto, in provincia di Bari. L'uomo era omosessuale e affetto da problemi psichici. La tragica vicenda di Milani svela una vita dai contorni opachi, contrassegnata da una fragilità incolmabile. A partire dai 14 anni ha iniziato a vagabondare tra Italia e Francia, finendo più volte denunciato per atti osceni e rinchiuso per furto. Il ragazzo, nonostante i tentativi dei familiari di riportarlo a casa, fuggiva costantemente, cercando di sopravvivere offrendo prestazioni sessuali sia a uomini che a donne. Nel 1993 decise di fare il ritorno in Puglia dai genitori, dove condusse una vita più ritirata. Trascorreva le giornate principalmente in casa, concedendosi solo occasionalmente passeggiate per la strada del paese. I pomeriggi erano occupati a volte al circolo ricreativo locale o in compagnia dei parroci delle chiese vicine, con i quali condivideva confidenze e rivelava frammenti della sua vita segreta, fatta di prostituzione e frequentazioni omosessuali. Nel 1997, improvvisamente, l'uomo sparì nuovamente, promettendo di fare ritorno entro pochi giorni. La sua borsa conteneva alcuni indumenti e 150.000 lire, l'ultimo sussidio mensile ricevuto come individuo affetto da problemi psicologici. Questa sparizione segnò la fine di una vita sfregiata da segreti e raggiri. Nella fumosa cornice di Torino, la sua presenza sembrava essere passata inosservata e quei pochi che forse lo avevano incrociato ora temevano di essere in qualche modo associati a lui. I commercianti del quartiere non sapevano chi fosse, così come i religiosi della parrocchia nelle vicinanze.
non risultava aver mai cercato assistenza al 118 né in alcun ospedale cittadino. La sua vita si snodava silenziosa, dispersa ai margini della società, un fantasma venuto alla luce solo nel momento in cui il suo cadavere è stato ritrovato, martoriato, nell'oscurità di quel sottoscala. Nel corso delle indagini, la foto della vittima viene mostrata a transessuali, travestiti e omosessuali della città e diffusa dai cinema a luci rosse alle saune, dai club alle palestre. Tuttavia, Vito sembrava sfuggire all'occhio di chiunque cercasse di gettare luce sulla sua esistenza. In 2 mesi, ben 59 persone vengono interpellate, ma nessuna di esse si è rivelata utile alle indagini. L'unico segno tangibile della sua presenza erano 3 vecchie multe per mancato pagamento del biglietto sui treni a lunga percorrenza, datate 1992. Un'indicazione insignificante, carta straccia. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this. Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getfargo. Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank N.A. member FDIC. In questa enigmatica vicenda, ogni indizio sembra ricondurre inesorabilmente alla scena del crimine. La spola tra gli abitanti del palazzo e i carabinieri si snoda in un incessante vortice di interrogatori e indagini. Tra le numerose testimonianze ne emergono alcune che delineano la figura ambigua di un sarto in pensione, residente al 3° piano del palazzo, noto tra i vicini per la sua omosessualità. Ve lo ricordate? È la stessa persona che, già ascoltata, aveva intensificato i sospetti sugli albanesi. Durante il colloquio precedente, Giuseppe Gillone aveva evidenziato una condizione fisica gravemente compromessa e la necessità di cure costanti che avevano indotto gli inquirenti ad allentare la presa. L'uomo, oltre a essere identificato come autore di annunci erotici sui giornali, sembra essere assiduo frequentatore di luoghi legati alla prostituzione maschile, come cinema a luci rosse, il Parco del Valentino e Piazza d'Armi. In questi contesti poteva aver incrociato Vito Milani, instaurando una relazione occasionale con lui. La presenza prolungata della vittima in città era attestata dal ritrovamento del suo documento d'identità, smarrito oltre un mese prima nel bar Piemonte. L'anziano è separato dalla moglie e padre di 3 figli. Vive da solo in quell'appartamento da circa 4 anni. Durante l'interrogatorio aveva indicato la presenza di una cantina, la numero 10, che al momento non conteneva oggetti rilevanti. Aggiunse di aver notato che da un certo periodo a questa parte la porta d'accesso al seminterrato era spesso aperta e le luci delle scale stranamente accese, nonostante non scendesse nei sotterranei da diverso tempo. Successivamente, senza alcuna richiesta, aveva fornito un alibi per il delitto, dichiarando che quella sera aveva ricevuto la visita di una dottoressa che, dopo averlo visitato, gli applicava un dispositivo di monitoraggio cardiaco. L'assistente sanitaria poi sarebbe tornata intorno alle 3 del mattino successivo per disattivare l'apparecchiatura. Non conosceva il suo nome, ma sapeva che era un assistente del suo medico curante, il dottor Franco Bagagli. Il carosello di deposizioni da parte dei vicini continuava a rivelare ulteriori dettagli che alimentavano un crescente scetticismo nei confronti del pensionato. Un testimone aveva dichiarato di averlo sorpreso nelle scale dell'edificio mentre conversava con un uomo dai capelli brizzolati, che sembrava promettergli un incontro sessuale con un giovane consenziente.
Oltre a ciò, era noto a diversi inquilini che riceveva regolarmente la visita di due individui che trascorrevano del tempo nella sua abitazione, e uno di loro mostrava chiari segni di omosessualità nell'aspetto e nel comportamento. Nonostante l'insistenza di queste voci, il sospettato continuava a negare fortemente la sua preferenza per il sesso maschile e dichiarava di non conoscere la vittima. In attesa di confermare l'alibi, gli inquirenti cominciano a escludere l'ipotesi di coinvolgimento della coppia albanese, concentrando le loro attenzioni al terzo piano del palazzo. Emerse inoltre che due giorni dopo il ritrovamento della vittima, Gillone aveva richiesto all'amministratore una disinfezione dei corridoi della cantina, nonostante il passaggio comune del piano interrato fosse già stato pulito. L'anziano insisteva per un intervento più approfondito, arrivando a chiedere addirittura l'assistenza di una ditta specializzata per lavare l'anima del morto. La sua tenacia venne premiata quando nei primi giorni di febbraio un addetto alle pulizie si presentò in via Maria Ausiliatrice. Mentre svolgeva il suo lavoro, Gillone lo avvicinò e gli chiese di igienizzare anche l'interno della sua cantina. Una richiesta che l'uomo eseguì senza porsi troppe domande. L'operaio, interrogato poco dopo, rivelò una confidenza del pensionato, ossia che il cadavere, massacrato brutalmente, aveva i genitali in bocca, un dettaglio noto solo all'assassino. Aggiunse anche che Milani era molto dotato sessualmente, una caratteristica anatomica successivamente confermata dai suoi parenti. Dalle intercettazioni del suo telefono, messo sotto controllo, emerge la conferma che Gillone conosceva la vittima. In una conversazione fece riferimento al ricovero di quest'ultimo in un ospedale in Francia, un particolare conosciuto solo dai familiari più stretti del defunto. Non da ultimo, nei primi giorni di aprile, veniva messo in dubbio il suo alibi, dal momento che la dottoressa ha smentito categoricamente la versione del sarto. Ha confermato di non essere mai andata da lui in visita domiciliare la sera del 24 gennaio e di non aver spento l'apparecchio clinico la mattina successiva. Con tutti gli elementi raccolti, non ci sono più presupposti per altre ipotesi. La procura spicca un mandato di perquisizione per l'abitazione dell'uomo dall'aspetto innocuo e dimesso. Nell'appartamento caotico di Gillone, gli investigatori si scontrano con cassette e materiale pornografico a tematica gay, discretamente nascosti tra gli angoli della sua abitazione. Nella libreria emergono due testi che attirano l'attenzione: un atlante di anatomia umana e un manuale pratico di sessuologia, entrambi contrassegnati da segnalibri. Nelle pieghe di quelle pagine, gli occhi degli investigatori si scontrano con due tavole raffiguranti le istruzioni per un sezionamento completo del pene. In un raccoglitore, poggiato sullo stesso scaffale, spiccano 8 polaroid che immortalano momenti apparentemente casuali. Tra queste immagini, alcune catturano l'operaio durante l'esecuzione del suo compito di pulizia nel seminterrato, ottenute con la scusa di fornire documentazione all'ufficio di igiene. Un'altra scena raffigura il parroco della vicina chiesa mentre benedice la cantina di Gillone il giorno successivo alla bonifica. Il confronto tra queste fotografie e quelle acquisite durante l'indagine metterà in luce discrepanze sorprendenti negli oggetti presenti nel locale, aggiungendo un elemento inquietante al complesso puzzle investigativo, che richiederà un nuovo contributo tecnico-scientifico. L'epilogo di questa tragica storia giunge alla risoluzione con l'intervento del RIS di Parma. La svolta cruciale emerge dagli esami condotti sui campioni prelevati dal pavimento e da una sedia metallica della cantina numero 10. Nonostante la sterilizzazione operata, i carabinieri, guidati dal maggiore Luciano Garofano, riescono a individuare tracce organiche appartenenti a Milani
identificate attraverso l'analisi del DNA. Le stesse tracce sono riscontrate su un martello sporco di sangue, verosimilmente impiegato per frantumare le ossa della vittima. La mattina di venerdì 17 luglio, l'uomo, che non era ancora stato raggiunto da misure restrittive, viene prelevato dai carabinieri del reparto operativo, segnando così la tappa finale di un'operazione basata su un'imponente raccolta di prove. Nonostante l'arresto, continua a negare categoricamente le accuse, facendo leva sulle sue precarie condizioni di salute. Il suo difensore, seguendo la stessa linea di pensiero, persiste su questo aspetto e ipotizza la possibilità di un terzo uomo, suggerendo che potrebbe aver ucciso Milani altrove per poi trasportarne i resti nelle cantine. Nonostante ciò, i giudici sconfessano questa tesi, sottolineando che non sono stati trovati residui ematici dalla scientifica, né presso la porta d'ingresso del seminterrato, né nel primo tratto del corridoio. Al contrario, sono state individuate tracce di sangue sul percorso che porta dal cadavere alla cantina del pensionato. Inoltre, tutti gli altri locali che si affacciano sul medesimo passaggio sono stati analizzati e non è stato riscontrato nulla di anomalo. Dopo essere stato rinviato a giudizio il 10 luglio, Giuseppe Gillone ottiene notorietà come lo squartatore di Porta Palazzo. Aveva atteso il suo destino in custodia cautelare, ricoverato in una casa di cura a San Maurizio Canavese, agli arresti domiciliari. Il processo inizia il 15 febbraio 2000 presso la Corte d'Assise di Torino, con l'accusato che non compare in aula a causa delle sue precarie condizioni di salute e insiste nel negare ogni addebito. Nella complessa trama di giochi perversi, durante le udienze, emerge l'ipotesi che Vito potrebbe essere stato legato alla sedia della cantina mentre era ancora vivo. Nonostante l'obiezione sulle condizioni dell'imputato, l'accusa fa emergere che alcuni condomini avevano sostenuto che i malanni del pensionato erano iniziati solo dopo il ritrovamento del cadavere. In particolare, si fa notare che nei primi giorni di febbraio, a detta dell'operaio della ditta di pulizie, l'uomo si era presentato di nuovo arzillo e intraprendente, senza mostrare segni di debolezza. Possibili finzioni a parte, l'inferiorità fisica di Gillone rispetto alla sua vittima è innegabile. Questa disparità si integra perfettamente nel presunto scenario del gioco erotico, suggerendo che Milani, consenziente, avrebbe accettato di essere legato alla sedia di metallo per le caviglie e con le braccia dietro la schiena. L'accusato, in preda al suo delirio erotico, con il tubicino di gomma avrebbe avviato manovre sul suo collo, accompagnandole a sevizie. Il dottor Testi suggerisce che l'asfissia, subito prima della perdita di coscienza, può provocare un piacere che intensifica notevolmente l'orgasmo. Nel tragico susseguirsi di perversioni, il gioco sessuale tra i due potrebbe essersi spinto, volontariamente o involontariamente, oltre ogni limite, culminando nello strozzamento di Milani. Successivamente, alternando delirio sadico e freddezza razionale, Gillone avrebbe deciso di distruggere il cadavere smembrandolo. Con precisione e fermezza, il pensionato dilania gli organi genitali di Milani, centro delle sue torbide fantasie erotiche, e raccoglie i frammenti in un sacchetto di plastica insieme al condotto dell'aerosol. Nella sua abitazione, il dettaglio rivelatore è una macchina per inalazioni, parte integrante della routine del sarto a causa del suo enfisema polmonare, e che si è rivelata compatibile con il tubicino in gomma repertato. Con un piano macabro, Giuseppe Gillone compie gli ultimi atti del suo crimine. Fa sparire i resti insieme agli oggetti della vittima.
Poi, esausto, indeciso e timoroso di essere scoperto, decide di raccogliere i residui del suo efferato massacro e li deposita nel corridoio delle cantine, con la speranza di distruggerli dandogli fuoco. Quest'ultimo gesto segna la sua discesa nell'abisso della depravazione. Dopo una perizia psichiatrica che attesta la sua sanità mentale, il pubblico ministero chiede una condanna a 19 anni di carcere per omicidio volontario pluriaggravato. L'avvocato difensore, al contrario, esclude l'omicidio volontario e suggerisce l'ipotesi di un improvviso malore o di un gioco erotico che ha avuto esiti tragici. In aggiunta, sottolinea che le indagini sono state condotte in modo limitato e non imparziale. Il 16 marzo 2000, durante un'udienza, viene letta una lettera scritta dall'imputato in cui ammette alcune delle sue menzogne, inclusa la negazione della sua omosessualità per vergogna di fronte ai figli. Tuttavia, queste ammissioni incomplete e tardive non sembrano influenzare positivamente la giuria. Continua ad essere assente in aula per motivi di salute quando viene condannato a 20 anni di carcere. Nel processo d'appello, il 30 gennaio 2001, la pena viene ridotta da 20 a 14. Lo squartatore, ancora ricoverato nella casa di cura di San Maurizio Canavese, vede prevalere l'ipotesi di un tragico gioco erotico sull'accusa di omicidio. La sua difesa aveva richiesto gli arresti domiciliari o la detenzione ospedaliera per le gravi problematiche di salute, ma il 28 marzo viene condannato definitivamente a 14 anni, arrestato e trasferito nel carcere delle Vallette. Queste narrazioni intense e spesso crude ci costringono a confrontarci con emozioni travolgenti, portandoci a riflettere sulla sottile linea che separa il bene dal male, sulla fragilità della nostra esistenza e sull'inaspettata ferocia che può risiedere in ognuno di noi, perché i mostri vivono intorno a noi e hanno il volto umano. Vi aspetto al prossimo episodio. Ho ancora fiumi di inchiostro da versare. Questo episodio di Inchiostro Nero è stato scritto da Valerio e condotto da Monocratica. Potete ascoltarci gratuitamente su Spotify e su tutte le principali piattaforme di podcast.